Da poco è disponibile anche in Europa la Binance Card, la carta di Binance, una Visa, che permette di spendere le criptovalute direttamente dal proprio account di Binance. Ha subito attirato l'attenzione perché i suoi punti di forza sono la comodità, permettendovi di spendere direttamente le cripto che avete su Binance senza dover fare prime operazioni di conversione, soprattutto le fees estremamente competitive e il programma di cashback decisamente interessante che arriva fino al 7% e che premia gli holder di BNB. In questo video la andiamo a osservare al microscopio, andiamo a vedere tutti gli aspetti principali, tutti i suoi pro e tutti i suoi contro, confrontandola anche con i suoi principali competitor. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Ho visto un po' di confusione sulla Binance Card perché qualcuno non capiva bene le fees, qualcuno non capiva bene come funzionasse e quindi io l'ho provato. L'ho utilizzata ovviamente quella virtuale perché quella fisica mi sta arrivando ma non cambia assolutamente niente e vi mostrerò esempi alla mano, quanto si paga di fees, se ci sono fees nascoste, come funziona, insomma tutto quello che c'è da sapere. Mi raccomando, lasciatemi un like se siete gasati, iscrivetevi, attivate le notifiche e seguitemi sui social, l'ho fatta breve, ok? Andiamo a vedere questa Binance Card. Sperando di fare cosa gradita, ho deciso di mantenere lo stesso template in questo video rispetto a quelli che ho utilizzato per recensire le altre carte per spendere cripto. Questo perché avevo deciso di suddividere la recensione in punti salienti, quindi mettendo in evidenza i pro e i contro di ciascuna carta rispetto a certe caratteristiche che so essere più importanti. In particolare ho diviso in due queste recensioni, una parte dedicata a wallet e app, quindi in sostanza user experience, semplicità d'uso e comodità d'uso, e l'altra dedicata ovviamente alle fees, che so che ci toccano tutte in particolare, sono le cose che ci interessano di più. Quindi oggi ci concentriamo ovviamente sulla Binance Card, ma vi lascio qui a vista anche i competitor, così da dare un paragone a colpo d'occhio. Iniziamo con la parte dedicata alla user experience, wallet e app. In realtà wallet e app della Binance Card li dovremmo conoscere già molto bene, perché è Binance, l'applicazione, la piattaforma è Binance, e quindi non c'è da creare nuovi account, da fare nuove cose. L'unica cosa che è necessaria per richiedere la carta, se già non la si è fatta, è la verifica d'identità con KYC e indirizzo, ma questo è una cosa comune a tutte le carte, è un motivo dettato dalle normative attuali imposte. C'è una sezione a parte in Binance che la trovate sotto Finanza, Carta Visa Binance, e vi riporta alla vostra schermata della carta. Se ancora non l'avete, vi porto ovviamente alla schermata di attivazione dove vi chiede eventualmente i vostri dati per attivarla e riceverla a casa. Oggi vi recensisco la carta virtuale perché Binance la mette a disposizione da subito. Voi fate attiva e avete a disposizione immediatamente la carta virtuale. Cosa significa? Significa che voi avete i dati della carta, quindi il numero, il CVV e la scadenza, è intestata già a voi, però ovviamente la potete utilizzare soltanto online. Per utilizzarla negli store e ai POS serve la carta fisica, che attualmente è in fase di spedizione ed arriverà prossimamente. La differenza tra carta fisica anche e carta virtuale è che la carta virtuale ha dei limiti di spesa sensibilmente più bassi, anzi decisamente più bassi, perché la carta virtuale ha 800 euro giornalieri di limite di spesa, mentre la fisica 8.000, un decimo in sostanza, e mensili di 2.000 contro i 20.000 della carta fisica. Ok? Quindi questa è la differenza. In ogni caso basta attendere e poi la carta fisica ci viene spedita. Come vi dicevo, l'interfaccia è la medesima di Binance, l'unica cosa che c'è da fare è trasferire le coin supportate, che sono BNB, BUSD, BTC e Swipe, dal vostro wallet spot al wallet card, si chiama card wallet. Quando li avete nel card wallet sono spendibili, il trasferimento ovviamente è a costo zero. Tra poco comunque copriremo meglio le fees. Come vedete, ho fatto una transazione di prova, tra l'altro mi sono confrontato anche con altre persone che l'hanno usato in questo periodo, giusto per fare delle stime, delle medie e capire meglio come funziona, e vi riporterò tutti quanti i dati. Facciamo un passettino indietro adesso e ritorniamo al nostro confronto. Quindi abbiamo detto
User experience, ovviamente il wallet è custodial perché si appoggia all'applicazione di Binance. L'ho messo nei termini di paragone perché adesso vanno di moda le carte legate ai wallet non custodial, come ad esempio Monolith. Però vabbè, non è discorso di oggi. Il wallet, come vi dicevo, è a parte nell'exchange, il card wallet, poi serve un account Binance e la sicurezza è legata all'account Binance, e sappiamo che è uno dei non plus ultra in termini di sicurezza, perché ha la protezione anti-phishing, ha l'autenticazione a due fattori, permette Face ID e Touch ID, il codice che viene inviato via mail, la rilevazione degli indirizzi IP, insomma è veramente sicuro. Binance ha sempre avuto la nomea di essere una delle piattaforme più sicure in assoluto. Si può spendere direttamente le cripto, questa è una cosa molto importante per quanto mi riguarda, e in questi termini si allinea quindi alla Coinbase Card, che è l'unica al momento della concorrenza che permette la spesa diretta in cripto. Quindi significa che noi abbiamo le cripto sul nostro wallet, in questo caso il card wallet, strisciamo la carta o immettiamo i dati della carta virtuale su Amazon, per dire, e ci vengono direttamente convertite in euro quelle cripto che ci servono, e il resto ci rimane in cripto. Quindi non dobbiamo fare il passaggio cripto vendo in euro e poi posso spendere gli euro, anche perché questa cosa a volte è scomoda. In che senso? Adesso salto un attimo questo punto. Vedete qua, alcune carte hanno un problema, cioè un problema, un limite che a me dà un po' fastidio, che è il fatto che si possono fare movimenti unidirezionali verso la carta. Anche crypto.com, che è la prossima che recensirò, presumo, visto che me lo state chiedendo tutti, ha questo piccolo limite, questa noia, ovvero è una carta prepagata, quindi quando io vado a vendere i bitcoin per caricare gli euro sulla carta, quello che succede è che mi vengono caricati, che ne so, vendo 500 euro in bitcoin, mi vengono caricati 500 euro, ma poi non posso fare lo step inverso. Quindi se mi rendo conto che ne spendo 450, me ne rimango lì 50, non posso tirarli via dalla carta, li devo lasciare lì, a meno di fare particolari magheggi che coinvolgono piattaforme terze. Comunque direttamente dalla piattaforma non li si può ritirare indietro e riconvertire in bitcoin. Con la Binance Card, così come la Coinbase Card, che fa la stessa cosa ma con fees stratosferiche, notoriamente stratosferiche, non è necessario questo, perché io spendo direttamente le cripto e quindi non ho da tenere lì del resto, delle briciole di euro che poi mi dimentico di avere e mi annoiano. Quindi questo è un grosso vantaggio per quanto mi riguarda. Solo carta cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è un IBAN legato alla Binance Card, ok? Questo si contrappone ad esempio a Wirex, che offre anche un IBAN su cui fare direttamente i bonifici. Ovviamente si può fare i bonifici su Binance e poi eventualmente convertirli nelle cripto supportate dalla Binance Card, ma insomma è una cosa forse a parte. Teoricamente è possibile, ecco, però non offre un servizio di conto bancario, non avete il vostro IBAN come invece ad esempio accade su Wirex. Poi, infine, in quanto a semplicità, oserei dire che la semplicità è parecchio alta, perché comunque è sufficiente, come vi dicevo, trasferire le vostre cripto sul card wallet e spenderle, basta, veramente è tutto lì. Andiamo avanti adesso parlando di fees e poi vi faccio vedere anche la transazione di prova che ho fatto, così vi mostro quanto effettivamente ho pagato di commissioni o di spread o di commissioni nascoste per fare la transazione stessa. Andiamo a vedere quanto coincidono poi con quanto dichiarato. Fees. Allora, le fees in sostanza le uniche sono durante la spesa, durante la conversione in euro. Perché? Perché trasferimento a wallet, vabbè, ovviamente se io trasferisco dal Binance Wallet al card wallet non ho spese, se io trasferisco a un wallet esterno ho le withdrawal fees di Binance. Adesso qua ce le ho messe perché comunque nel paragone le ho messe anche sulle altre. Se facciamo un trasferimento in uscita, cioè da Binance al mio ledger, per dire, pago le withdrawal fees di Binance, le fees di prelievo. Spese accessorie zero. Quindi non c'è nessuna spesa di richiesta carta, di spedizione carta, di spesa mensile, di spesa di inattività, niente di niente, ok? Nessun tipo di fee sulla carta.
Conversione, allora, non c'è una vera e propria fee di conversione. Effettivamente, se andiamo a vedere l'esploso della transazione che ho fatto, questa no, in realtà era di prova, questa qui che ho fatto ed è andata a buon fine, non compaiono fee di transazione. Però c'è un però, cioè qualche fee c'è in realtà, ovvero una sorta di spread, chiamiamolo spread slippage, una differenza effettiva tra il prezzo di mercato. Io ad esempio ho utilizzato BNB e in sostanza qui mi ha fatto un tasso di conversione di un BNB uguale 22,12 euro, mentre il prezzo di mercato era 22,4 e qualcosa. Ho fatto il calcolo preciso in percentuale di quanta differenza c'era al momento stesso dell'acquisto ed era circa l'1,4% in più, ok? A mio svantaggio in sostanza. Confrontandomi con altre persone che hanno utilizzato la carta, ho visto che le fees di spread slippage, chiamiamole come vogliamo, variano tra lo 0,5 e il 2%. Mi è sembrato, è una cosa empirica, ve l'ho detto, ho chiesto, ho raccolto un po' di dati provati e non inventati, che usando BUSD c'è uno slippage sensibilmente minore e sembra che lo slippage sia inversamente proporzionale all'entità della somma spesa, ovvero se io spendo 100 euro avrò un certo slippage, se io ne spendo 5.000 ne avrò meno in termini percentuali. Ho trovato questa evidenza. Quindi questa in sostanza è l'unica fee, ok? Il contro positivo ovviamente è che c'è il cashback ed è un cashback estremamente competitivo, oserei dire, perché va dall'1 al 7%. Come funziona il cashback della Binance Card? Funziona in questo modo. Sostanzialmente ad ogni spesa che viene fatta, sia su POS sia online, viene offerto un cashback. Il cashback aumenta all'aumentare del numero di BNB che si detengono. Viene calcolata una media negli ultimi 30 giorni e se non se ne detiene nessuno o comunque meno di 10, si parte dall'1% di cashback pagato in BNB. Al contrario, se si holdano parecchi BNB, quindi ad esempio se ne ha 50, tra 10 e 50 abbiamo il 2%, tra 50 e 200 il 3% e così via, fino ad arrivare, se si ha veramente delle megattere di BNB e se ne hanno almeno 6.000, il 7% di BNB rewards, che non è affatto male, il 7% di cashback su tutte le spese. In ogni caso il 2% e il 3% sono facilmente, oserei dire, abbordabili da quasi chiunque, quindi direi che è bello competitivo e soprattutto il token BNB si è provato nel tempo essere di valore, quindi anche holdarlo schifo non fa, da tantissimi benefit. Poi se uno opera anche su BNB, su Binance, ha più motivi per holdarlo. Valgono i BNB che si detengono su tutti i wallet, ok? Quindi non devono essere per forza nel wallet della carta, ma possono essere veramente sia sullo spot, sul futures, nei savings, valgono sempre per il conteggio del cashback sulla carta. Insomma, BNB si dimostra spesso abbastanza utile, oserei dire. Basta, niente, questo in realtà è quanto, perché poi la ricarica ovviamente non ha nessuna spesa perché non è necessaria la ricarica e non c'è altro da dire. Io adesso aspetterò che mi arrivi la mia carta fisica e poi se avrò qualcosa da aggiungere ve lo dirò, ma in realtà non penso, perché ve l'ho detto, le cose sono queste. L'unica differenza è sul limite di spesa e sul fatto che potrò andare fisicamente in negozio e utilizzarla. Sono le vostre opinioni su questa carta? Cosa ne pensate? La scegliereste rispetto alla concorrenza? Qual è secondo voi la miglior carta dopo aver visto questa recensione? Ditemi tutto quello che avete da dire e scrivetemelo nei commenti, che così ne discutiamo. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima!